Massimo Taibi, direttore sportivo del Modena e anche responsabile del settore giovanile. Inizia una stagione importante, al tuo fianco abbiamo anche Simone Barone, mister della primavera. Che stagione ti aspetti dal Modena, da tutte le squadre del Modena? Ma sono 2 anni che siamo cresciuti, quest'anno cerchiamo di crescere ancora ulteriormente. Quest'anno a primavera abbiamo costruito una discreta squadra, sicuramente più attrezzata rispetto allo scorso anno, che erano molto più giovani. Quest'anno abbiamo confermato i 96, abbiamo qualche 97 interessante, e il nostro obiettivo è quello dello scorso anno, sarebbe quello di portare più giocatori in prima squadra. Quest'anno 4 hanno in pianta stabile, si allenavano con noi, adesso l'augurio è quello che un giorno possiamo vedere in prima squadra come protagonista, come lo era ad esempio Benassi, qualcuno dei nostri. Oltre a Simone Barone, che sarà allenatore della primavera, e lo era già, qualche novità nei mister delle giovanili? Sì, abbiamo inserito tre figure importanti per la Lega Pro, anche per quelli più piccoli 2001-2002. Sono degli allenatori che abbiamo scelto avendoli visto lavorare in giro, e questi vengono a potenziare già un gruppo molto, molto competitivo, perché non dimentichiamo che i nostri allenatori, quelli confermati, sono allenatori che hanno avuto un passato calcistico straordinario, e come allenatore, mi posso assicurare, come allenatore sono dei ragazzi che faranno strada. Massimo, solo una domanda sul mercato del Modena, e te la puoi immaginare. Allora, Rizzo sta giocando nella Samp e diventa duro portarlo a fine mercato. Si cerca un centrocampista centrale e un esterno. Sei alla finestra per questi due elementi? Sì, centrocampista sto cercando Bosi. E spero che torni a giocare. Esterno, boh, vediamo. Ebbene, bene così, teniamoli celati.